grande dominatore per tre quarti di gara, Mattia Scale, con la sua Toyota Corolla. Un grande avversario che non lo ha mollato mai, Kremer, con la sua Subaru WRC. Un altro grande protagonista, De Jong, con un'altra Subaru WRC, pronto a cogliere gli eventuali sbagli dei primi due. La storia del Golden Tulip Rally, una classica del rallismo olandese valida anche per il campionato tedesco, è stata tutta in questo bel duello a tre, che non ha visto grandi scossoni fino a tre prove dal termine, quando Mattia Scale, grande interprete della gara e fino a quel momento sempre al comando, finiva fuori strada, dando via libera al suo più diretto avversario Kremer. Già nella prima prova i tre si sono messi l'uno dietro all'altro e in pratica non si sono mai scambiati le posizioni. Ma all'improvviso, quando il tedesco della Toyota sembrava poter vincere, ha commesso l'errore che gli è stato fatale. A quel punto a Kremer è stato sufficiente portare la vettura al traguardo per vincere e divenire il nuovo leader del campionato tedesco. Dietro al vincitore hanno quindi chiuso nell'ordine De Jong con la Subaru WRC a 1,32, Horn su Ford Escort WRC a 2,32, Breguier con una Escort Cosworth a 5,35 e Stacy, vincitore del gruppo N, con la sua Mitsubishi Carisma GT. Ja, maar even liefst.